jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun to ride and sing in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Tanti auguri, buon Natale, siete in tantissimi qui, tutti pronti a festeggiare insieme il Natale, vero? E tutte quante le feste, sono arrivato a portarvi un sacco di regali. Ciao! Come stai, eh? Bene, tutto bene, bene. No, ma ci sei anche tu? Quanto tempo? Quanto tempo? No, ma sei cresciuto, eh? Bene. Buon Natale, eh? Ciao, ciao. Te vedo bene, eh? Barba lunga, però. Dai, tutto bene? No. Tutto bene? Ciao, eh! Siete lontani, non riesco a salutarvi, ma... Ciao! Tutto a posto? Vacanze bene? La cena? Da fatta? Sì, bene! Bene! Mi stavate aspettando, non è vero? Tutti qui riuniti ad aspettare me o i miei regali, eh? Dite la verità! Regali, regali e ancora regali! Tanti pacchi per un mondo ormai fatto quasi solamente di pacchi. Dai televisori ai giornali, dai cellulari ai distributori ai supermercati. E quando non riescono a rifilarcene neppure uno, ecco, zac, arriva subito un tirapacchi pronto a ricordarcelo, come dicono i giovani, quelli di Facebook, no, per dire. E allora, dai, questo è per te. Questo? Chi era questo? Questo? Questo è per te? Mi dice prego! Venuto apposta! Sono venuto apposta per portare tutti questo. Questo? Questo è proprio per te! Questo, questo grande verde. Mmm, che gustato! Vieni! Questo è super grande per una persona piccolina. Vieni! Ne avevo uno invece piccolino per una persona grande. Questo è... Questo è per lei, che lo aspettava da un sacco di tempo, eh! No, è un regalo per sé. Li vedo tutti felici, eh? Tutti con il proprio pacco, ciascuno con il proprio mio stretto in queste giornate di Natale. Ma ditemi, che cosa succederebbe se io così, per caso, come vi sentireste se io all'improvviso dovessi dire qualcosa tipo... Questo è... Questo è suo. Tu? Perché mi stai spostare? Non era per te, questo? Questo è per te. Io, io. Ma mani finte. Lo aspettava da una vita, può aspettarlo ancora un po'.
Non mi risponda. Questo? Cosa c'è? Ti aspetto le luci della festa. Ma non volete mica rovinarci anche questo momento di felicità, no? Dov'è il tecnico? Se fosse davvero così semplice recuperare ciò che a Natale ci viene rubato, basterebbe una piccola fiamma come questa per ritrovare il gusto autentico della festa. E invece oggi si moltiplicano i doni, i colori, i suoni, stuoli di angeli planano sui nostri supermercati, pecorelle di plastica cinesi occupano i nostri presepi, pranzi e cene luculiane ci costringono dopo i giorni seguenti a diete da stecchetto. Ma i doni? No! I doni non possono mancare, non è vero? E costi quel che costi. Basterebbe solo una cosa, Basterebbe leggere ciò che sopra i pacchi è stampato. Fragile, come la vana felicità dell'avere. Fragile resta il genuino gesto del dare e ricevere nostro. Fragile rimane quel Natale in cui noi proprio non abbiamo il coraggio di dire basta a tutto questo. Questo nostro Natale è ormai un Natale del tutto impacchettato, in cui anche l'indispensabile ci viene rubato. Avevo tutto. Mi mancava solo l'indispensabile. Questo ha scritto un ragazzo, un giovane milanese, poco prima di suicidarsi qualche anno fa. Chi ci ha rubato il Natale è responsabile anche di questo. E così, mentre cerchiamo di recuperare quello che il Natale era, rimaniamo immobili, fermi, aggrappati ai nostri pacchi, non disposti assolutamente a cambiare, soprattutto quel Natale in cui l'indispensabile è ormai una cosa spenta. La tristezza di questi Natali, Signore, ti muova a pietà. Luminarie fiumane, ghirlande di false costellazioni oscurano il cielo di tutte le città. Nessuno più appare all'orizzonte. Nulla che indichi l'incontro con la carovana del pellegrino. Non uno che dica in tutto l'Occidente: nel mio albergo sì c'è un posto. Non un segno di cercare oltre, un segno che almeno qualcuno creda, uno che attenda ancora colui che deve venire. Non è vero, non è vero che l'attendiamo. Non attendiamo più nessuno. Tutto in moto, pure se dentro una inarrestabile vortice. Pur esso segno di fatale fissità. È così,
è destino. Più non ci sono ritorni né ricorsi. È inutile che venga. Tale è questa civiltà gravida del nulla. Ora tu, anche se illuso di credere, o figlio dell'ateo occidente, segui pure la tua stella, segui. Segui la stella e troverai non altro che spiritati manichini di mode folli in volo dalle vetrine. Poiché falso è questo tuo donare, falso perfino stringerci la mano avanti la comunione e trovarci assiepati nelle chiese la notte e cantare gloria nei cieli. Un amaro riso di angeli obnubila lo sfavillio dei nostri presepi. Francesco, cantore di perfette tragiche letizie, pure se un Dio continuerà a nascere, a irrompere da insospettati recessi, là dove umanità resta ancora silenziosa e desolata. Nessuno conosce solitudine come il Dio del Cristo, un Dio che meno di tutti può vivere solo e senza regali, nonostante sia dorata la solitudine del suo paradiso. Certo che verrà, continuerà a venire, a nascere, ma altrove. Forse il regalo più vero sarebbe proprio un po' di silenzio. E allora fate silenzio! È Natale! Thank you.
voce, che forza, che parole, che canto, che donna. Maria Carta, lei, di quell'isola lontana, la Sardegna, che ha interpretato con la sua voce e ha incarnato nel suo spirito l'essenza stessa di quella donna di Nazareth. Lei, una voce. L'altro, nato a Codiverno, figlio di Giovanni Battista e Giovanna di Cernava. Siamo nel Friuli. È il 22 novembre del 1916 e la storia conosce un bambino, uno dei tanti bambini, il cui nome sarà Giuseppe. E ha i capelli rossi. Lo chiameranno ben presto Beppo Rosso. E già da piccolo aveva delle mani grandi, vissute, una voce forte che le veniva da dentro. Aveva fame, erano i tempi duri, i tempi dove mangiare era quasi un sogno. E allora qualcuno lo avvia verso una improbabile vocazione. Lo manda in un seminario. Nel 1935 Giuseppe presterà la sua prima professione qui, nel Vicentino. Siamo in un piccolo convento di Santa Maria del Cengio, non molto lontano da qui, a Isola Vicentina. E lì prenderà un nome celeste, diventerà padre David Maria Turoldo. A 38 anni, sempre nel Vicentino, prende i voti solenni in quel grande santuario che è la Madonna di Monteverico. Poi va a Milano e arriva la guerra, che non risparmia niente nessuno, e lui sceglie di stare da una parte, sceglie la resistenza, ma come prete e anche partigiano. Fonda, pensate, un giornale. La sua era già una visione globale, ampia, grande, e chiamerà quel giornale clandestino L'Uomo. Finisce la guerra, si laurea, diventa un filosofo, ma che filosofo! Nel 1955 è la sua prima destinazione. Va a Firenze, in quel convento di Santa Maria Annunziata, gli dicono i superiori, e lui obbedisce, ma dentro c'è un fuoco dentro di lui. C'è il fuoco del verbo. Nel 1961 viene trasferito nel suo Friuli. È una grande gioia per lui, un'esplosione, un ritorno a casa. Non più da uomo, ma da uomo e prete. Torna a casa. Nel 1964, qualche anno dopo, viene mandato alla Fontanella, è un piccolo borgo sotto il monte, vicino a Bergamo, vicino al posto dove è nato quell'altro grande uomo, Papa Giovanni. Lì trova un'abbazia, è l'abbazia di Sant'Egidio, 1080, un'abbazia storica ma dismessa, e fonda una piccola comunità di Emmaus che diventa subito immediatamente un faro nella Chiesa. C'è il concilio che freme a Roma, lui sente il vento forte che arriva e vuole rinnovare. Lui è già un poeta. Poeti si nasce e non si diventa. Lui è già una voce che è una cattedrale, è una voce che echeggia nell'aria, ma è anche una voce che grida nel deserto. E quel suo allievo, oggi Cardinal Ravasi, disse di lui: Turoldo è una conchiglia ripiena dell'eco di quella parola infinita come il mare, che può urlare e pregare. E lui rispondeva già molto fervidamente, aveva cominciato a scrivere libri, tanti libri, grandi raccolte,
piccoli pensieri, tanti libri, un fiume in piena. E lui disse, sì, tante cose dicono di me, anche che forse sono un prete scomodo. E lo diceva con una voce pesante, greve, perché tale era il suo spirito, pesante. Ma era talmente leggero nel comunicarlo che davvero le sue parole davano il senso della liberazione. E lui diceva, amici, mi sento un tino bollente di mosto dopo felice vendemmia in attesa del travaglio. Sì, anche lui, a suo modo, è stato un profeta. E che profeta? Il profeta non è un preveggente, uno che elabora oroscopi per la storia. Il profeta vero, non quelli falsi, di cui la televisione ci propina continuamente immagini. Il profeta vero è invece un uomo di fiera contemporaneità. Lui scrive questo. Manda, Signore, ancora profeti, uomini certi di Dio, uomini dal cuore in fiamme. E tu a parlare dai loro roveti, sulle macerie delle nostre povere parole, dentro il deserto dei templi, a dire ai poveri di sperare ancora, che siano appena tua voce, voce di Dio, dentro la folgore, voce di Dio che si schianta sulla pietra. Aveva il coraggio di parlare di Dio a chi di Dio non ne voleva sapere. Scrisse nel testo dei Canti Ultimi queste parole. Dio è il nulla, seppure l'uno dall'altro si dissoci